Basta, drone DJI, basta, 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 basta. Leviamo sti cavolo di drone DJI, non se ne può più. Ma basta, ma ba... È giunto il momento di riprendere in mano i droni quelli seri, quelli autocostruiti, capaci di prestazioni incredibili. Beh, vi faccio vedere cosa ho realizzato con questo piccoletto qua. Salve ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale. Quello di cui andiamo a parlare oggi è un video per appassionati di droni, veri appassionati di droni, però di droni FPV. Ma non solo, adesso vi spiegherò meglio, ma voglio entrare subito in merito a questi due oggetti che ho qua in mano. Di cosa si tratta? Guardate, sono dei soft mount in silicone appositamente sviluppati per stabilizzare la Insta Go 3, che avete visto sicuramente anche qui nel mio canale, che la sto utilizzando tantissimo. Se non l'avete visto, vi lascio qua sopra una scheda, andatevi a recuperare un video veramente fatto bene dove vi faccio vedere un po' le potenzialità di questo oggetto qua. Bene, andiamo a vedere come fare per montare lei su questi soft mount sopra a qualsiasi cosa. Io farò questo test con il mio drone da FPV e vedremo un po' come stabilizza grazie proprio a questi supporti in silicone. Vi farò però anche una guida, proprio un tutorial passo passo di come fare per realizzare delle clip stabili, inchiodate, tipo GoPro. Ok, quindi procediamo. Andiamo a prendere il nostro drone da FPV, che è questo qua, è il drone da FPV. Come vedete qua sopra ho stampato in TPU un supporto di quelli standard dove andrò a alloggiare il soft mount. Il primo consiglio che vi do, ragazzi, è munitevi di filtri appositi per la Insta. Questi vanno bene sia con la Go 2 ma anche con la Go 3 e sono filtri della Freewell. Io ho messo su un filtro ND16 perché è una giornata, come vedete c'è un bel sole, e con questo ridurremo lo shutter speed e le immagini saranno più stabili e più fluide. Montiamola sopra il soft mount e vediamo come far partire tutto. Quindi la inserisco molto facilmente, basta spingerla qua dentro che diventa una sorta di piccolo vestitino, questo affaretto che andremo a fissare sopra al drone. Lo stringiamo un po', ma non troppo. Eccoci qua, siamo pronti. Lasciamo un po' di spazio di modo che lei non vada a sbattere sopra alla cosa, vedete, non dovrebbe dar fastidio alla lipo, che vado un po' a stringere. Ci siamo? Ok. Bene, per avere le riprese stabilizzate con la Insta, andiamo qua su video e andiamoci a scegliere video free frame. In questo modo realizzerà un video che poi possiamo stabilizzare con i vari software, anche gratuiti, ma anche con il software di Insta. Quindi seleziono video free frame, qua possiamo decidere la visualizzazione. Io tengo action, questa visualizzazione action qua in fondo, e vado a far partire la registrazione. Yeah.
estrapolato una parte del volo che ho fatto con il mio Johnny 225, che è il suo nome perché è 225 mm e il telaio si rifà a quello di Johnny FPV lontanamente, questo è un cinesone. Comunque, insomma, avete visto che non vola male. Però vediamo adesso come fare quando abbiamo registrato, come vi ho detto, in free frame con lei per scaricare e per stabilizzare tutto quanto, ma è di una semplicità unica. Una volta scaricati i file ci appare un'immagine tonda a questo modo. Queste sono le registrazioni video non stabilizzate e per stabilizzarle come fare ve lo spiego facilmente, molto semplice. Vado nell'applicazione Insta Studio, riprendo la clip registrata, la trascino. Una volta trascinata vado qua in alto e vado a selezionare FPV Stabilization. Lascio il Flow State Stabilization, faccio partire l'esportazione. Voglio utilizzare H265 perché è leggermente migliore, lascio 50 frame, lascio il formato che è corretto e vado a esportare. Beh, il processo impiegherà qualche minuto a seconda di quanto è lunga la registrazione che abbiamo fatto. Io la interrompo perché vi faccio vedere già il risultato finale. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia sembrato interessante. Se avete voglia di sperimentare con i droni autocostruiti, beh, io vi consiglio di farlo perché a me divertono tantissimo, molto di più rispetto ai DJI, perché comunque ho una libertà, acrobazie, flip, roll, qualsiasi cosa si può fare con lui. Se avete dei dubbi o volete qualche informazione in più su lui, scrivetemelo e ci vediamo in un nuovo video. Alla prossima, restate sintonizzati, iscrivetevi al canale perché ci saranno sempre più contenuti, beh, penso interessanti. Alla prossima, ciao!